L'oratorio di San Giuseppe è una cappella privata recentemente restaurata dopo decenni di incuria. Si trovava appena fuori le mura di Castelnuovo d'Elsa prima che il borgo si espandesse a nord. La piccola costruzione, dalle proporzioni armoniose, presenta un corpo principale con copertura a capanna e una cubatura minore sul fianco sinistro su cui si erge il campanile. La porta, racchiusa in una cornice, come le due finestrelle laterali e l'apertura a forma di campana che si trova al posto del rosone, caratterizzano la facciata. Addossato alla parete di fondo campeggia un grande altare in stucco riccamente adornato che custodisce la pietra sacra incastonata sulla mensa. La presenza di questo elemento rende ancora oggi l'oratorio luogo preposto al culto. Due alte colonne dai capitelli compositi terminano con una trabeazione e un timpano in stile barocco. Le due volute laterali incorniciano un ovale da cui fuoriesce una colomba. La nicchia centrale custodiva un quadro rappresentante la Madonna e San Giuseppe. La cappella fu eretta dalla famiglia Bertini nel 1733, come risulta dall'incisione sopra la porta. Nel 1796 fu meta della visita pastorale del vescovo di Volterra, Monsignor Ranieri Agliata, che in quell'occasione impartì alcune disposizioni. Ogni anno doveva tenersi lì la festa di San Giuseppe con almeno altre 7 messe, compresa la cantata, e tutto ciò in proporzione alle rendite del rettore, pena la dissacrazione del luogo, il cui patronato spettava al nobile signore Giovanni Ridolfi di Firenze, marchese di Meleto.